Eccoci qua, buongiorno a Sandrino Porru. Oggi è il 21 dicembre 2021 e siamo in una nuova puntata di Fight the Virus, che è questa serie di interviste, di conversazioni che abbiamo iniziato ormai 2 anni fa, proprio abbiamo iniziato per cercare di coinvolgere gli esperti, portare la conoscenza degli esperti a casa delle persone, a casa delle nostre famiglie della Fondazione Fight the Stroke, quindi in particolar modo i beneficiari sono le persone che hanno in casa una persona con disabilità di paralisi cerebrale infantile. Oggi abbiamo un ospite che è graditissimo lato nostro, sia perché è la prima testimonianza in ambito sportivo, sia perché davvero è un campione, però ci facciamo raccontare da Sandrino. Sandrino, presentati tu, noi diciamo soltanto Sandrino Porru, presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, il resto racconta tu. Sì, intanto grazie Francesca, insomma sono contento di partecipare a questa vostra iniziativa, anche perché poi credo che la cosa importante sia sempre quella di mettere a fattor comune un po' l'esperienza di ciascuno, non per dire che siamo più o meno bravi degli altri, ma soprattutto per creare quelle opportunità di riflessione per camminare in questa vita terrena, no? Quindi dobbiamo camminare, dobbiamo crescere insieme possibilmente. Le famose alleanze. Esatto, brava, brava. E quindi che dirvi? Dici di presentarmi? Io intanto amo chiamarmi semplicemente Sandrino, non sono una persona che, come dire, ambisce ad avere titoli, chissà che, eccetera, ma semplicemente essere un amico, un compagno di viaggio. Che si mette insomma con buona lena a disposizione dello stare insieme, del costruire insieme le E questo l'abbiamo visto in tutte le occasioni in cui ti abbiamo incontrato, in cui davvero non ti sei mai risparmiato nel giocare, nello scendere in campo. Però no, raccontaci un po' della tua storia sportiva, quello che ci interessa, quando hai iniziato. Sì, intanto la mia storia sportiva inizia da molto lontano, intanto inizia un'esperienza sicuramente cruda della vita, ma bella della vita, perché poi ho incontrato la disabilità da neonato, si può dire, perché all'età di 11 mesi ho avuto la poliomielite, che mi ha costretto praticamente a non utilizzare più gli arti inferiori e quindi a inserirmi in un processo riabilitativo dei tempi che allora erano, dove poi insomma la riabilitazione di allora era una riabilitazione molto spartana. E poi soprattutto la cultura sul mondo della disabilità era una cultura che era veramente molto difficile, perché quasi la disabilità le famiglie la vivevano come quasi una vergogna, no? Della Vergogna. famiglia, il nascondere quasi insomma quello che era un'imperfezione che la famiglia aveva nell'annoverare nel proprio nucleo familiare, insomma una persona con disabilità. Io devo dire la verità, ho avuto il dono e la grazia, per chi crede in nostro Signore, di avere una famiglia favolosa, soprattutto una famiglia che è molto semplice, perché erano dei semplici agricoltori, un piccolo paesino disperso al centro della Sardegna, che però non si sono mai, piegati all'idea che la disabilità potesse essere una negatività, ma si sono sempre concentrati ad avere l'attenzione sull'abilità che tu potevi avere e che Quindi sono tirar fuori il potenziale di quello che vedevano in te. assolutamente sì. A tal punto io spesso racconto proprio un aneddoto che forse è anche buffo, però rende anche un po' l'idea. Non venivo neanche risparmiato dall'andare a cogliere gli olivi o le mandorle, no? Perché Tutto, poi il mio tutto. papà diceva: sì, tu ne raccogli un secchio, noi ne raccogliamo due sacchi, ma quel secchio non è da raccogliere perché l'hai raccolto tu, quindi è importante che anche tu dai il tuo contributo, no? Quindi questa è stata un po' la filosofia nella quale io ho vissuto la mia infanzia, nella mia famiglia, e che poi insomma si è perpetuata all'interno dei centri di riabilitazione, avendo anche lì
una fortuna importante di essere stato accolto da un centro di riabilitazione che per allora era veramente avveniristico, del fatto di poter seguire sia l'ambito fisioterapico ma anche e soprattutto l'educazione scolastica, che quindi mi ha permesso di poter andare avanti con gli studi, di frequentare la scuola nei tempi dovuti con la giusta inclusione in classe. Sì, ovviamente a caro prezzo, nel senso che poi ovviamente il distacco della famiglia era importante, perché poi insomma quando tu stai in un istituto, allora poi le distanze, anche i 50 chilometri che distanziavano l'istituto da casa, era un'eternità, era come andare oggi in Canada, insomma, una cosa del genere, capito? Cioè, veniva rapportato su questo. E quindi per farlo un po' breve, questa ovviamente per cercare di portare poi l'ambito della nostra discussione nell'ambito dello sport, ovviamente anche in istituto, come dire, l'attività sportiva, il calcio in particolar modo, nel modo in cui potevamo ovviamente praticare il calcio, insomma, persone che claudicanti, insomma, a malapena rimanevano in piedi con bastoni, quant'altro, eccetera, su tutto ciò che offriva la protesica di allora. Oppure altre attività tipo il ping pong, insomma altre attività didattiche che ovviamente diventavano un volano importante per poter forgiare sempre di più quelle che erano le abilità residue e migliorare in maniera notevole quella che era l'ambito della tua espressione di autonomia. Quindi il primo incontro con lo sport è avvenuto nel centro di riabilitazione, sono stati loro che vi hanno esposto a... È uno sport molto spontaneo, era semplicemente la passione di chi amava il calcio, che era quello che... E gli adattamenti che si potevano trovare. Assolutamente sì, capito? Quindi tant'è vero che poi c'era la partita di quella con i bastoni, di quella che ne aveva due piuttosto che uno, poi c'è quella con uno, quelli che invece riuscivano a reggersi in piedi autonomamente. Facevamo questi campionati dove ovviamente eravamo mischiati l'uno con l'altro, però ci divertivamo e devo dire la verità, cioè nessuno si sentiva diverso sotto questo profilo, ma ognuno gestiva e esprimeva la propria abilità, sia nel potersi muovere, ma anche le proprie abilità balistiche nel fare le azioni, come dire, di gioco e quant'altro. Quindi tutto diventava veramente bello e costruttivo, a tal punto che quando incontravamo, perché poi lì eravamo in un istituto che ovviamente erano solo ragazzi poliomielitici, ma avevamo anche delle interazioni esterne con i giovani che abitavano nei dintorni dell'istituto, e spesso facevamo anche delle partite integrate, dove il più delle volte eravamo noi che mazzolavamo loro, capito? Quindi questa E cosa era forse voi, bellissima. Sandrino, eravate l'ultima generazione con effetti della poliomielite, no? Perché poi abbiamo visto, grazie anche alle vaccinazioni, lo scomparire un po' di questa Assolutamente sì, malattia. diciamo che coloro che sono nati insomma negli anni 60, i primi anni 60, eccetera, sono state proprio l'ultima generazione, anche perché poi nel 65 è uscito il vaccino Sabin, l'ultimo vaccino Sabin, che è quello che in qualche modo ha portato un po' al debellamento insomma della polio nel mondo, no? E quindi questo è stato particolarmente importante. Poi andando avanti, ovviamente terminata l'esperienza dell'istituto, e quando sono rientrato a casa, a quel punto lì dovevo, come dire, confrontarmi con quello che era il contesto sociale nel quale ovviamente mi trasferivo, perché da una situazione protetta sono andato ovviamente a vivere in famiglia a Cagliari, dove ho iniziato l'università, ho iniziato a fare insomma tutto quello ciò che normalmente ciascuno ovviamente deve fare, ma quello che era particolarmente importante, che mi stava a cuore, dicevo, ma come continuo io a esercitarmi nel sviluppare, nel mantenere l'autonomia che oggi mi sono a fatica Acquisito. stato, no? E quindi da lì ho iniziato prima a fare un po' ciò che mi offriva, ciò che c'era attorno, perché poi le palestre non erano, come dire, attrezzate per poter O accogliere. accessibili anche, forse, Esatto, accessibile sia sotto il profilo strutturale, ma spesso anche sotto il profilo culturale, no? Di perché competenze anche poi. di... Quando vedevano una persona con disabilità, dicevano: ma noi non siamo preparati per accogliere persone così. Quindi chiudevano subito il discorso, e quindi Succede anche oggi questo, eh? Succede anche in zone meno remote. Sì, però abbiamo oggi, per fortuna, come dire, tante esperienze di best practice che ci aiutano in qualche modo a come dire, contrastare questo tipo di atteggiamento. Diffondere una, un,
una tematica dell'inclusione che invece oggi è sicuramente più comune. Esatto. E quindi all'università sport per tutti, inclusione su qualche ambito sportivo? È successa una cosa particolarissima, che praticamente il mio primo sogno era una cosa particolare, che quando sono uscito all'istituto avevo questo desiderio di andare a Lourdes, no? Mi sono fatto il mio viaggio a Lourdes, penserà una cosa che... Ecco, quasi... col treno bianco, proprio con... Esattamente, ma per di più non ti legge... Adesso ti metterai a ridere, ma per di più con la funzione di barelliere, quindi non so se... Cioè, bellissimo, capisco. Proprio, cioè, proprio... quindi, come dire, quindi sei andato? L'acqua, sai come si chiama, le vecchiette, come si chiama, le persone che avevano... eccetera. So. Diciamo, davo il mio contributo anche lì per quello che potevo fare. E nel fare questa esperienza qui, ho avuto la possibilità di fare una giornata di preparazione per la partenza, dove ho incontrato un gruppo, un'associazione, un gruppo di un'associazione che si stava costituendo proprio da dei ragazzi che partivano, facevano l'esperienza a Lourdes e che in qualche modo volevano trovare la possibilità di poter... come dire, replicare quel momento di condivisione che magari tu vivevi in un viaggio anche una volta all'anno, anche oltre di quello, per poter condividere e vivere un'amicizia nella normalità della quotidianità. E da lì, con queste persone qui, abbiamo organizzato questa associazione che si chiamava Associazione Solidarietà Amicizia, all'interno della quale c'era questo ragazzo paraplegico, tetraplegico, che era stato abilitato a Ostia e aveva fatto un'esperienza alle Paralimpiadi di Toronto, quando ancora eravamo ANSPI, cioè Associazione Nazionale Paraplegici Sportivi, ok? E quindi da lì, con questa persona che mi raccontava questa esperienza che aveva fatto là, ma era rientrato in Sardegna e quindi non sapeva più come poter in qualche modo replicare questa situazione, ho detto: ma scusa, organizziamo noi una società sportiva, ci mettiamo insieme e vediamo un attimino, iniziamo un po' dalla... E così che anni erano? Anni 80? 1981. 81. Sì. Quindi le Paralimpiadi c'erano già da una ventina d'anni? Beh, diciamo che le Paralimpiadi allora non erano certo le Paralimpiadi che oggi viviamo, cioè allora tu pensa che nel 1960, che è stata, come dire, la prima sede a Roma dove si sono svolti sia i giochi, chiamiamoli paralimpici, insieme con i giochi olimpici, allora si chiamavano non paralimpiadi, ma si chiamavano giochi internazionali per i paralizzati. Capito? Che quindi è una cosa... Già, facevano presagire chissà quale contesto, anche perché forse a quell'epoca c'erano ancora i reduci dalla guerra, quindi tutti gli invalidi, i mutilati... Per cui c'era anche quel portato. Lo sport per le persone con disabilità nasce proprio da un'idea di Ludovic Gutmann, che era un fisiatra riabilitatore proprio di reduci di guerra, quindi dei postumi di guerra, insomma, faceva questi percorsi di riabilitazione e aveva utilizzato lo sport come opportunità riabilitativa, ecco, quindi da lì è partita un po' tutta questa idea qua. Certo, già negli anni 80 c'era una buona consapevolezza, però ecco, forse mancava nei vari territori in Italia la possibilità proprio di fare, di praticare. In realtà in quegli anni lì fondamentalmente l'attività si svolgeva prevalentemente a Ostia, perché era l'unico centro che faceva, che il professor Maglio, che aveva dei contatti con Gutmann, aveva in qualche modo replicato questa attività nel centro di riabilitazione che lui gestiva. Poi da lì, pian piano, abbiamo iniziato ovviamente questa cosa qui, dalle esperienze fatte dai ragazzi che sono stati là, che ovviamente venivano da tutta Italia, anche perché prima la paraplegia non era particolarmente, c'erano pochissimi centri, forse Ostia era l'unico centro in Italia che in qualche modo iniziava a trattare la paraplegia come riabilitazione particolare. Oggi abbiamo le unità spinali, ma le unità spinali sono, come dire, come una metamorfosi di una lotta sociale del mondo della paraplegia, che richiedeva ovviamente la giusta attenzione per poter essere, come dire, accuditi nella maniera migliore, no? E quindi da lì poi pian piano nel 1981 ci fu l'anno europeo della persona handicappata,
dalla quale poi scaturì l'idea di costituire la FISA, la Federazione Italiana Sport Handicapati, dove nel 1982 facemmo il primo campionato italiano a Bignasco, a Milano, dove ci riunimmo un po' tutte quelle che erano, un po' tutte le società che pian piano si stavano costruendo. Quanti eravate? Ma lì eravamo una caterva di gente, capito? Perché tanti, quindi già. Prevalentemente tutti i ragazzi con disabilità fisica, perché in realtà la disabilità fisica allora viveva un po' quella che è la realtà che oggi vive la disabilità intellettiva relazionale, che non aveva delle grosse opportunità di sbocchi relazionali, sociali, di inclusione e quant'altro. Quindi lo sport era una delle pochissime opportunità per poter stare insieme e soprattutto fare qualcosa che mettesse in evidenza le tue abilità, no? Che e mette forse anche per fare un po' di riabilitazione, no? Quando magari non c'era tanta attenzione alla riabilitazione, forse quell'attività motoria serviva anche un po' a quello? Assolutamente sì, ma infatti per me lo sport è stato soprattutto quell'ancora di salvezza, perché poi alla fine io quando andavo nei centri di riabilitazione dove facevano la fisioterapia e quant'altro eccetera, anche loro erano in imbarazzo perché dicevano ma che ti possiamo far fa, capito? Cioè tu sei uno che sei iper riabilitato rispetto al percorso che hai fatto, se vieni qui a fare fisioterapia che ti faccia due piegamenti di gamba, ma cioè quindi diventa... Forse quando vai a correre le pieghi meglio tu le gambe che capito? Non altro. Più deprimente, non so se per loro che per me, quindi a quel punto lì nell'inventarci lo svolgimento di un'attività sportiva, a quel punto abbiamo iniziato proprio un percorso che ci permetteva non solo di mantenere, di migliorare ulteriormente quelle che erano le nostre capacità, delle abilità residue, ma soprattutto ci ha permesso di iniziare ad entrare in maniera irruenta in quel contesto sociale per poter portare all'attenzione delle amministrazioni e quant'altro quello che era il tema della disabilità, che era completamente tagliato fuori. Quindi da lì allora si sono iniziati a prendere veramente seriamente quelli che sono state un po' tutte le tematiche di intervento sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché poi nell'89 è uscita la legge 13, quindi il fermento di tutta questa gente che iniziava a far sport, ma che nel far sport rendeva visibile la disabilità nella società, perché poi le barriere architettoniche si sono affrontate quando le persone in carrozzina hanno deciso di iniziare a uscire fuori di casa, perché poi vedevi il marciapiede che non andava, il comune non potevi entrare. Bellissimo, una storia, Sandrino, sei depositario della storia, ci hai parlato di cose che ci sembravano così lontane nel tempo, anche l'avviamento delle unità spinali, no? Che è stata una tappa che è stata raggiunta. Per cui bellissimo questo. Dici tu a quel punto, conosci il ragazzo che tornava da Toronto, vi impegnate in un'associazione sportiva e cominci a correre? E comincio correre in carrozzina? Prima ho iniziato praticamente con le discipline statiche, perché poi non avevamo neanche le carrozzine da corsa, perché allora si correva con le carrozzine da passeggio, quindi non avevamo le carrozzine da corsa. Quindi una carrozzina pesava più di quanto pesavi tu, capito? Quindi erano delle cose mastodontiche. Con tutti i rischi connessi di ribaltamenti. Perché poi alla fine se aumentavi poco a poco la velocità, le ruote davanti iniziavano a sfarfallare, quindi rischiavi di impuntarti e di cadere in avanti, capito? Paura. E quindi si prediligeva a quel punto lì un po' quello che erano gli sport statici, tipo il lancio del giavellotto, il getto del peso, capito? Per poi iniziare veramente un percorso importante sulla corsa in carrozzina, creando quegli stimoli anche per iniziare a studiare degli strumenti tecnologicamente avanzati per poter dare quell'opportunità là. E quindi anche lì abbiamo creato tutta una cultura su una metamorfosi non solo di una carrozzina sportiva che ti permettesse di poter correre, ma che anche questo si è ribaltato poi anche nella quotidianità, dove poi anche la tua carrozzina da passeggio, chiamiamola così, iniziavi ad avere l'esigenza di avere determinate prestazioni di leggerezza. Quindi è a quel punto che c'è stato anche l'interesse di alcuni gruppi di riferimento, non so, penso l'INAIL o penso anche le aziende private che hanno cominciato a interessarsi anche al mondo degli ausili per lo sport? Sì, anche lì in realtà abbiamo iniziato sempre con le nostre mani, perché poi fatto da cavie, da apripista. Cioè, perché poi alla fine abbiamo con un amico di Padova, che lui aveva quando è diventato paraplegico, lui già gestiva una piccola aziendina
e di carpenteria, avevamo deciso con lui di iniziare a fare le prime carrozzine sportive, quindi cercando di poter, e quindi da lì abbiamo iniziato un altro volano di sensibilizzazione di carattere sociale, non solo sulle carrozzine, ma anche sulle carrozzine sportive, ma anche sulle carrozzine a passeggio, dove poi anche lì abbiamo portato tutta l'attenzione sull'ambito della postura, perché prima le carrozzine te le davano, dice una carrozzina, una sedia con le ruote. Cioè abbiamo delle, capito? Poi se è larga, se è lunga, se cosa, se stai sdraiato e non ritornare. Se la schiena poi ti si rovina. Esatto, e quindi anche lì abbiamo fatto cultura all'interno delle ASL, allora EMPAS, quant'altro, eccetera, i vecchi enti di assistenza, eccetera, dove nelle prescrizioni iniziavamo ad esigere anche tutti questi aspetti di carattere, come si chiama, di salvaguardia della tua salute. Quindi l'ambito posturale era importante, non potevi avere la carrozzina doveva essere fatta su misura, con dei cuscini antidecubito di un certo tipo, con una posturale, come si chiama, dello schienale di un certo tipo, che quindi dessero quei comfort per poter sostenere nella maniera migliore la persona nella giornata quotidiana. Capito? Quindi anche... non era più la giornata quotidiana in casa o in un istituto, ma era una giornata inserita nell'ambiente sociale, di scuola, lavoro e sport. Tant'è vero che poi le carrozzine, le super leggere, così venivano chiamate, venivano prescritte solo a chi aveva un'attività attiva. Dovevi dimostrare di avere un'attività attiva, capito? Se tu avevi un'attività di carattere domestico, ti davano il solito carrettone. E lo dimostravi come un tesseramento su una società sportiva, quello era... Sì, cioè intanto era il medico di famiglia che certificava un attimino questo aspetto qua, che quindi tu frequentavi la scuola piuttosto che, come si dice, che quindi facevi attività sociale rispetto a... Quindi anche la mobilità diventava importante e quindi anche lì abbiamo creato tutto un concetto di mobilità. Insomma, è stato un costruire insieme quello che è un mondo accogliente, una società accogliente rispetto a determinate tematiche che lì erano settoriali, ma che poi pian piano oggi sono diventate, come dire, universali, perché poi tutto ciò oggi si è ribaltato, anche tu pensa anche gli anziani, tutti coloro che hanno disabilità temporanee, quant'altro, eccetera, oggi hanno un'attenzione che è completamente differente. Capito? Poi per carità c'è sempre tanto da fare, però... No, però a me sembra davvero dell'incredibile questo periodo su cui forse era anche possibile lavorare insieme, no? Essendo proprio all'inizio era possibile dire noi abbiamo questo bisogno e come la società ci può aiutare a risolverlo. Ma anche perché poi in quel periodo lì, che era anche difficilissimo acculturarti, questo era difficile anche per le stesse amministrazioni. Io ricordo quel periodo in maniera molto, con piacere e anche con un po' di, come si chiama, con il sorriso sulle labbra, perché poi io andavo a interloquire con le amministrazioni, con i faldoni delle leggi che loro non sapevano manco che esistessero, capito? Anche perché ricordiamolo, anni 80 non è che ancora avessimo internet in Italia, le mail o la possibilità di accedere anche a informazioni su altri paesi che magari avevano già fatto in parallelo dei passaggi. Dici tu, quando è arrivato il tuo debutto, quindi la prima Paralimpiade per te, in corsa in carrozzina? L'attività sportiva l'ho iniziata nell'82. Il primo campionato che ho fatto. Poi nell'88 mi sono qualificato per la partecipazione alle Paralimpiadi di Seul. Quindi ho partecipato alle Paralimpiadi di Seul, ovviamente erano delle Paralimpiadi dove ancora la specializzazione delle discipline non era ancora ad un livello esasperato come quello che oggi viviamo, e quindi lì insomma ho fatto le Ercole ha fatto 7 fatiche, io penso di averne fatte molte di più di Ercole, capito? Cos'era? Corsa di fondo, mezzo fondo? Io ho fatto dai 200 metri sino alla maratona, quindi ho fatto 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000 e la maratona. Quindi... alla fine non sapevo più come si chiama, dicevo, quando torno a casa che non ne posso più di correre qua, capito? È iniziato quindi con il battesimo a Seul, poi Barcellona? Sì, poi Barcellona 92, nell'inframezzo ho fatto i mondiali ad Assen, e poi dopo Barcellona,
ho iniziato poi pian piano tutta quella che è stata un po' la mia carriera di carattere di licenziato. È cambiato il ruolo? Sì, diciamo che l'atleta l'ho sempre fatto sino almeno al 2004-2005, anche perché poi, anche quando ho iniziato a fare sia il dirigente societario, ma anche il dirigente di carattere nazionale, perché poi nel 2000 mi sono candidato come quel consigliere nazionale dell'allora FISD, Federazione Italiana Sport Disabili. È l'attuale Comitato Italiano Paralimpico? L'attuale Comitato Italiano Paralimpico, e diciamo che nasce da lì il Comitato Italiano Paralimpico, perché la FISD è stata riconosciuta come Comitato Italiano Paralimpico, e poi all'interno del Comitato Paralimpico abbiamo iniziato tutta quella metamorfosi della creazione prima dei dipartimenti delle varie discipline, per poi creare le varie federazioni paralimpiche e laddove è possibile delegare alle federazioni olimpiche quelle che erano quelle che sono le discipline paralimpiche. Perché anche qui, questa è una grande rivoluzione copernicana, perché in realtà quando io ho iniziato a correre, dove il mio beniamino era, per chi è amante dell'atletica, era Alberto Cova, che vinceva 10.000 come medaglia d'oro a Seul dei 10.000, dei mondiali, e poi anche a Seul aveva vinto, la mia aspirazione era quella di far parte della FITAL. Perché dico, io sono, ecco, faccio l'atletica, capito? Raccontaci questo mondo e poi ci dici anche come funziona oggi, no? Quindi a quel punto tu potevi sia partecipare nella Federazione Sport Disabili, ma anche nella Federazione di Atletica Leggera? Sì, beh, lì, guarda, anche lì ti racconto una cosa che, come dire, io sono testimonial, come dire, anche di questo, come sia, di questo salto culturale, se vogliamo, perché poi alla fine... anche questo diventa importante. Ovviamente la FIDAL, quando noi chiedevamo di gareggiare con l'animo, ovviamente quello che poteva essere tra virgolette l'animo pietistico che allora si viveva nel mondo della disabilità, ovviamente lo dice sì sì, venite, partecipate con noi, vedete, fate, poi vi mettiamo qui a bordo campo, guardate gli altri che corrono, che fanno i salti. Che è successo? A un certo punto io partecipo alla maratona di Assennini, che è una cittadina che sta vicino a Cagliari, dove questa maratona è una maratona internazionale, dove il primo classificato della maratona vinceva 5 milioni di lire di allora, no? Cosa succede? Che, cosa stranissima, io arrivo prima di tutti. Per la prima volta in Italia uno in carrozzina arriva prima di quelli che corrono. Tu gareggiavi con... era un gruppo misto? O sì, facevano gareggiare con tutti, tu partivi in mezzo al gruppone, poi ovviamente loro aspettavano che tu arrivassi l'ultimo degli ultimi, perché ovviamente un disabile che cosa poteva esprimere tecnicamente, capito? Cioè, però noi li accogliamo, no? Perché questa era un po', come dire, l'azione salvifica redentiva di ciascuno, che dice, perché noi siamo bravi, siamo buoni, facciamo correre. Però basta, sa che appunto sa che, però dice adesso, ma questo è arrivato prima, ma che succede? È successo il finimondo. Ovviamente i 5 milioni di euro non me li hanno dati, perché questo è scontato, capito, purtroppo. Con la giustificazione formale di... Qual era la giustificazione formale per cui non eri autorizzato? Praticamente io correvo con la carrozzina e loro invece correvano a piedi. Eri agevolato, correvi più veloce. Capito, da penalizzato diventavo agevolato, no? Capito? Però questo è perché lo dico? Perché poi è servito sul fatto che poi loro si sono trovati davanti ad una situazione che hanno dovuto necessariamente... accogliere e avere l'atteggiamento corretto nei confronti di quello che era una nuova realtà sociale che emergeva, dandogli la giusta dignità. E quindi dovevano normare e mettere delle regole a quel punto. Prevedere le classifiche anche per gli atleti paralimpici, prevedere quelli che erano i premi per gli atleti paralimpici, insomma dare tutte le giuste dignità a quello che erano, come succedeva tra il settore maschile e femminile. Adesso emergeva un'altra categoria, tra virgolette, che doveva essere ovviamente attenzionata nella maniera corretta. E è da allora che si sono viste appunto le divisioni in competizioni parallele, diciamo, quindi atleti senza disabilità e atleti con disabilità. Dici, Sandrino, com'è la situazione oggi, no? Perché tante famiglie poi...
le notizie che escono fuori dalla stampa spesso sono ancora i casi di Pistorius che gareggia con gli atleti senza disabilità, e quindi nella realtà di tutti i giorni le famiglie spesso ci chiedono: ma è giusto che un bambino con disabilità segua un percorso di allenamento agonistico? Quindi non parlo dello sport in oratorio, ma parlo delle iscrizioni a squadre sportive che poi portano a livelli agonistici, oppure cos'è che dice la legge oggi? Beh, innanzitutto noi dobbiamo stare attenti, perché su questo oggettivamente, come dici tu, c'è molta confusione. Allora, perché bisogna stare innanzitutto attenti ad un aspetto che è essenziale. Intanto bisogna partire dalla considerazione che lo sport non ha senso se non c'è l'ambito della tutela della salute, ancor di più se si tratta di uno sport agonistico. Ok? Quindi ovviamente la legge italiana, a differenza purtroppo anche di altre leggi che vigono in altri paesi, perché esistono dei paesi dove ad esempio non esiste l'idoneità agonistica. Okay, quindi vanno direttamente senza visita medica, senza a rischio e pericolo di chi partecipa, eccetera. Quindi i paesi sono? Spesso sono soprattutto paesi che sono sottosviluppati, insomma parliamo dei paesi africani, insomma che quindi non hanno una particolare cultura sull'ambito della tutela della salute. Okay. Ovviamente per quel che ci riguarda, noi nell'ambito della salute abbiamo un trascorso molto importante, a tal punto di poter anche fare una legge specifica sulle idoneità agonistiche, che però lo Stato italiano le suddivide, cioè divide tra quella che è un'attività agonistica svolta da persone normodotate rispetto a quelle che sono attività agonistiche che sono svolte da persone che hanno il riconoscimento di un'invalidità, perché ovviamente l'invalidità che ciascuno ha in maniera minima o maniera massima ovviamente tange su quello che è lo sforzo fisico che una persona fa, sia in termini fisici sia in termini anche intellettivi, perché poi anche la disabilità intellettiva, anche lì c'è un'attenzione particolare, perché poi lì non è tanto il problema se il tuo fisico è a posto, il problema è di capire se l'unità centrale è capace di gestire quelle emozioni per poter dare un freno anche al proprio corpo nel momento in cui lo sovraccarichi, perché poi se uno si fa portare via la trasportare da quella che è il suo entusiasmo, la sua passione e quant'altro eccetera e non è collegato sull'ambito di quello che è lo sforzo fisico, ovviamente rischi di fare dei grossi danni, tant'è vero che anche per la semplice visita agonistica di una persona con disabilità intellettiva è prevista che ci sia prima una visita neurologica che accerti il fatto che si può essere sottoposti a visita di idoneità agonistica, proprio perché si hanno quelle capacità di carattere intellettivo relazionale da poter gestire le situazioni sotto sforzo. Ok? Dopodiché scattano tutte le valutazioni di carattere fisico. Io sono una mamma di un bambino con una disabilità magari motoria, intellettiva, spesso nelle cerebrolesioni c'è la doppia componente. Mio figlio si vuole iscrivere a una squadra di atletica e gareggiare insieme ai suoi compagni, ai suoi amici. Il primo passaggio che devo fare è devo fare una certificazione con un medico dello sport. Sì, certo. Questo te lo richiede la società al momento in cui, perché poi è la società che fa richiesta. In cui non basta solo semplicemente l'elettrocardiogramma che adesso fanno tutti i bambini che fanno attività sportiva, ma sono richiesti altri esami. Però noi nell'ambito della disabilità, per se vuoi un eccesso di zelo, ma secondo me sotto questo aspetto l'eccesso di zelo non è mai troppo. Esatto, non è mai troppo. Perché poi ovviamente noi i nostri ragazzi li vogliamo tutelare seriamente, quindi non è che è una cosa dettata solo da un'emotività del fatto se gli voglio offrire o no l'opportunità di fare attività sportiva, cioè perché per me l'attività sportiva è importante, ma è importante in relazione della tutela della tua salute. Sì, anche in un contesto di sicurezza, che poi non diventi un'attività in cui uno si fa male o sovraccarichi. Ma è vero che anche la scelta della disciplina sportiva, ovviamente anche noi è chiaro che cerchiamo di rispondere alle aspirazioni di ciascuno, però cerchiamo anche di indirizzare anche le persone su quelle discipline sportive che sono più idonee a quel quadro clinico che la persona porta in sé, capito? Vero. Perché questo è importante, poi anche perché poi io rischierei
di crearti un ulteriore problema, magari non immediatamente, ma successivamente. Sul lungo periodo. Esatto. Chiudiamo questo aspetto qua, quindi la certificazione medica, a quel punto il medico nel valutare il quadro vede che il bambino ha una disabilità, quindi più o meno evidente o comunque che risulta dagli atti, dai documenti che porta la famiglia. A quel punto che fa? Il medico dello sport ti indirizza verso l'uno o l'altra tipo di competizione? Allora, in realtà dovrebbe essere lui che ti dovrebbe indirizzare su quello, ma questo non succede mai, perché c'è sempre un discorso inverso, che in realtà sei tu che ti rivolgi ad una società sportiva perché vorresti fare quello. La società sportiva ti dovrebbe, se come dire, correttamente informata e acculturata, ti dovrebbe far fare una visita di idoneità agonistica, ok, preventiva, per valutare quelli che sono gli aspetti attinenti a quella disciplina lì, perché poi il decreto ministeriale del 93 prevede, che questi sono tutti i decreti che anche nel sito della FISPES si possono trovare tranquillamente nell'area sanitaria della federazione. Diciamolo, perché poi magari chi è interessato va lì e approfondisce. Esatto. Poi se hanno bisogno di ulteriori informazioni basta che ci chiamino, non c'è nessun problema, abbiamo tutte ovviamente le delucidazioni del caso. Dovrebbero essere sottoposti ad una visita, come dire, nomenclata all'interno di quel, come se, di quel decreto. Quindi se tu vuoi fare atletica leggera, devi fare un certo tipo di analisi, se vuoi fare nuoto, ne farai degli altri e così via, capito? Cioè, perché sono ovviamente declinati alla tipologia, ovviamente, di disciplina che farai. E anche quello, in base alla disciplina, avrà anche una temporaneità di idoneità che potrebbe essere variabile. Dall'anno piuttosto che 6 mesi o così via, quindi ci possono essere anche degli accertamenti, magari anche più repentini, soprattutto nelle fasi di avviamento. Ok? E cosa succede, Sandrino, se ad esempio da queste valutazioni magari non emerge il quadro relativo alla disabilità, ma l'atleta è ritenuto idoneo a partecipare con altri pari della sua età, ma in un contesto agonistico senza disabilità? Allora, dunque, su questo, anche questa è una cosa molto particolare, perché c'è l'aspetto che, riconoscendo allo Stato italiano un'idoneità agonistica differente da quella che è la persona normodotata e quella che è persona con disabilità, tutte delle attività svolte da parte delle persone con disabilità devono stare sotto l'egida di quelle federazioni che sono state riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico. E quindi devono essere incastonate all'interno di quelle che sono le discipline paralimpiche. Ok? Questo però non vuol dire che non si possano fare delle attività integrate, quindi non è che stiamo creando un ghetto, quindi i disabili sono qui, li chiudiamo qui, divertitevi, vedete che potete fare, no? Ovviamente, ad esempio, noi come FISPES abbiamo un protocollo con la FIDAL dove tutte le attività FISPES si fanno in maniera integrata con la FIDAL. Quindi se la FIDAL organizza un campionato regionale, all'interno di quel campionato regionale sono previste anche quelle che sono le gare della FISPES. Ovviamente tu li gareggerai sotto l'egida della FISPES all'interno di un contesto inclusivo. Capite? È come se tu dici, come donna, e io partecipo alla gara Voglio. e io voglio stare con gli uomini perché con gli uomini mi sento inclusa. Ma che vuol dire? Capito? No, Quindi. assolutamente. Per noi è molto chiaro e molto comprensibile questo tema. Quindi la possibilità di partecipare con persone che hanno pari capacità e possono esprimere pari potenziale. Quello che non c'era chiaro erano i casi appunto che balzavano alle cronache come Pistorius. Perché Pistorius poi corre, ha partecipato anche alle Olimpiadi? Lì ci sono ovviamente delle situazioni che intanto spesso ci sono molte strumentalizzazioni di carattere, come si chiama, mediatico piuttosto che di carattere politico e quant'altro. Oggettivamente, cioè, è chiaro che l'ambito di Pistorius ad una Paralimpiade o di altre situazioni che possono essere in qualche modo integrate, da una parte, come dire, chiamano ovviamente a quel principio di pari opportunità e di pari dignità,
però si vede al momento in cui tu valuti una prestazione, perché il discorso è, ritorniamo sempre al 1988 quando io ho fatto la maratona, sinché tu sei paritetico non succede mai nulla. Al momento però se hai qualcosa che vince la Paralimpiade, ti assicuro che a quel punto la situazione cambia. Ma è questo, allora, ovviamente noi come dirigenti sportivi cerchiamo di dare un po' una botta all'incudine, non una botta al martello, no? Come se alla botte, alla, come si chiama, al cerchio, no? Perché ovviamente per noi questi aspetti sono importanti per mettere alla ribalta quella che è la necessità di avere l'attenzione dovuta per il mondo che ovviamente noi rappresentiamo e che cerchiamo di includere in un discorso, non per essere tutti uguali, ma per salvaguardare la diversità di tutti e metterla in relazione nel mondo nel quale noi viviamo, che è questo l'aspetto. Poi se andiamo a valutare un ambito di carattere meramente tecnico, io non ho dubbi che un Pistorius sia avvantaggiato rispetto a una persona normodotata, come se io parlo di Marcus Rem, che salta con una gamba, ma con la protesi ti salta quasi più di 8,5 metri di lungo, che quindi tra un po' fa il record del mondo dei normodotati. Ma tu non puoi pensare che una persona che si allena per il salto in lungo nell'arco di un anno di allenamento migliora di 1,5 metri il proprio salto. Cioè vuol dire che c'è un supporto di carattere tecnologico che è talmente elevato che, come che sia, potenzia che, il risultato. Come la stessa Ambra Sabatini, no? Che come sia, ha vinto la medaglia d'oro col record del mondo a 2 anni dall'amputazione. Ma dove si è visto? Cioè una cosa che se tu mi dici adesso io in 2 anni prendo uno che non ha mai corso e lo porto a, come si chiama, superare Jobs nei 100 metri, cioè ti voglio vedere se in 2 anni riesci a fare una cosa del genere, non la faresti mai, capito? Quindi questo per dire cosa? Che in realtà, cioè, noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi nell'ambito di quella che è la nostra diversità, ma non vista come negatività, ma vista come contesto di quella che è la nostra reale situazione nella vita in cui noi viviamo. E ovviamente dobbiamo pretendere di metterci in relazione con gli altri in un modo inclusivo, eccetera, rispettando quello che è ovviamente l'espressione del nostro potenziale da mettere a frutto nei vari contesti sociali in cui siamo. E rispettando anche le regole, no? Perché ci dicevi c'è comunque un quadro normativo di riferimento, per cui è giusto che l'atleta con disabilità partecipi. Esatto, per dire, nelle federazioni olimpiche uno si può iscrivere solo se ha il certificato di idoneità agonistica per normodotato. Quindi se tu hai il certificato per persona con disabilità, non puoi iscriverti là. Però è anche vero che al di là delle federazioni olimpiche, quello che avviene nelle federazioni nazionali, ad esempio, è che magari alcuni tipi di disabilità non sono così percepibili dall'esterno, lo sappiamo, no? La maggior parte delle disabilità non è visibile a tutti e quindi si tenta magari la strada legata all'avviamento sportivo di persone senza disabilità. Però ecco, mi sembra anche rischioso poi nel pensare in prospettiva che questo atleta debba poi partecipare a olimpiadi o gare di livello superiore. Ti precludi l'opportunità per 2 motivi. Uno, perché non è il percorso, come dire, istituzionale corretto per, e secondo perché in ogni caso la tua disabilità sicuramente emergerà in maniera, come sia quando arrivi, negli ambiti esponenziali, capito? Quel punto. Capito? E come la vivi? Cioè, perché il grosso problema delle famiglie che io riscontro, che cosa è? Che alla fine, soprattutto quelle che hanno dei ragazzi con disabilità abbastanza importante, partono da un percorso di inclusione con gli altri, ma poi nel crescere ovviamente il bambino vive un momento di frustrazione perché vede che non riesce a raggiungere più gli altri. E quindi come possiamo superare gli adattamenti necessari? Brava, capito? E quindi è quello che dobbiamo pensare, perché noi dobbiamo assorbire culturalmente questo aspetto, ma non per dire ci tiriamo via dal contesto sociale, ma perché siamo pragmaticamente consapevoli di quello che noi possiamo esprimere e inserirci nel contesto di inclusione nella maniera corretta. Ma infatti hai detto una parola chiave che è un po' l'onestà, no? Credo che chiunque abbia visto i bambini partecipare alla scuola FISPES, dove ci sono disabilità di ogni tipo, non abbia visto altro che il fiorire delle potenzialità invece che il creare il ghetto
o la bolla. Quindi questo direi che c'è ben chiaro per averlo toccato con mano. Senti, un altro tema, Sandrino, sul rispetto al alcune disabilità si portano dietro anche delle comorbidità, per cui penso all'epilessia tipica dei ragazzi con cerebrolesione, quindi l'assunzione di farmaci. Viene normato anche questo aspetto all'interno delle classificazioni per gli sport paralimpici, oppure non so, magari esistono casi in cui alcuni farmaci intervengono nel processo di attenzione al doping o altro? Assolutamente, ovviamente, chiaramente ciascuno, cioè, partiamo sempre dal concetto che la cosa più importante è la tutela della salute. Quindi chiaramente noi dobbiamo cercare di far vivere la persona nelle migliori condizioni possibili rispetto a quello che riguarda un percorso riabilitativo e rispetto a quello che riguarda anche un percorso di supporto farmacologico, ok? Quindi è perché questo mantiene l'equilibrio della persona. Poi è chiaro che nell'ambito di quel quadro clinico riferito alla vivere quella che è un'esperienza di attività sportiva o di attività agonistica, l'ambito farmacologico viene gestito tutta dalla VADA, che è l'ente che gestisce tutto il percorso. Come si chiama? VADA. Sì. Che con la W. Che gestisce tutto il percorso dell'antidoping. Che quindi cosa vuol dire? Che ogni persona, prima di assumere un determinato farmaco, al momento in cui fa un'attività di carattere agonistico e quindi partecipa a degli eventi di carattere agonistici, che siano di livello basso, di livello alto, deve preventivamente comunicare alla VADA con dei moduli quelli che sono i farmaci che assume, ok? In modo tale che la VADA praticamente li ratifica, quindi li autorizzi se sono farmaci che sono intanto, perché lì ci sarà ovviamente una prescrizione medica che dirà che sono dei farmaci che necessari per lo stato di buona salute. Possono fare. L'unica cosa che la VADA potrebbe in qualche modo ratificare rispetto a quello è la valutazione che ci possano essere dei farmaci analoghi, capito? Che però non hanno delle sostanze ritenute dopanti. Capito? Okay. Al momento in cui non esistono dei farmaci che possono essere sostitutivi rispetto a quello che è il farmaco previsto dal medico curante, e che questo farmaco ha in qualche modo anche delle sostanze che possono essere ritenute dopanti, a quel punto vengono autorizzate. Senti, ma da tua esperienza, ti è mai capitato di avere o di vedere anche, visto che hai partecipato anche a competizioni internazionali, atleti con malattie che poi possono creare anche dei contesti di difficoltà come appunto l'epilessia o altro? Sì, tantissimi, sotto questo profilo, cioè non, il mondo Parlaci. è talmente variegato, ho capito, dove hai dei quadri che sono veramente, come si chiama, tantissimi, dall'epilessia, da problemi diuretici, capito, pensa come si chiama, alle vesciche neurologiche, no? Come si chiama, quant'altro, eccetera, ovviamente hanno bisogno di avere dei diuretici perché altrimenti si gonfiano cose, eccetera. Quindi anche lì, pian piano anche i farmaci stanno anche migliorando e quindi ovviamente anche queste sono tutte cose che sono tutte attenzionate nel mondo della disabilità. L'unica cosa, a chi cade nell'ambito del doping sulla disabilità? Ovviamente chi lo fa con il pretesto di dopparsi, questo è chiaro, perché poi non è che la persona disabile No, diventa un santo. questo lo possiamo dire, sì, è vero che non siete tutti buoni angioletti o. Quindi insomma non siamo preservati con la disabilità, non ci siamo immunizzati dall'essere come se le persone più spregevoli della terra. Ok, quindi sicuramente quello che è l'ambito del dolo. E moltissimi, purtroppo, manca proprio l'ambito informativo. Per Capito? questo la mancata conoscenza, credo anche, no? Forse sono specializzazioni che anche nel corso degli anni si sono evolute o si stanno ancora evolvendo. Penso alla medicina dello sport, quindi. Ma tant'è vero che i nostri atleti, noi diciamo soprattutto quelli che stanno ovviamente nella rosa della nazionale, che poi sono quelli che quando vengono convocati, sono in carico della federazione, ovviamente diciamo qualsiasi farmaco dobbiate assumere, prima di assumerlo chiamate il medico federale che vi dirà ok, puoi assumerlo, no stop, facciamo la segnalazione, vediamo cosa dicono, capito? Perché così leviamo quelle sacche di ignoranza che ci sono ovviamente
in giro, quelle, ma il primo magari sono io stesso, capito? Perché ovviamente non tutti siamo tuttologi. No, non no, ma infatti poi su un contesto di disabilità così eterogenee, quindi non sono dei quadri standard, per cui dici, sai, è uguale, e tutte le persone bionde le tratto così, qui invece è più variegato. Senti, è una ricchezza questo aspetto qua, perché poi alla fine ti porta sempre... a metterti in gioco su tutto, perché un'innovazione continua, no? Per cui continua il processo evolutivo. Senti, ci avviamo verso la chiusura perché ti abbiamo già tenuto tanto, però abbiamo ancora due domande da farti. Una è rispetto alle persone con cerebro lesione, no? Questa categoria che a noi sta anche un po' stretta, perché nessuno poi nella vita reale li definisce più persone cerebro lese o altre, è rimasta solo una classificazione sportiva. Però appunto le paralisi cerebrali infantili rientrano all'interno di questo quadro. Atleti che tu hai visto negli anni performare meglio e all'interno di quali sport? Quindi secondo te quali sono le raccomandazioni per questa categoria di atleti, quindi che possono partire da un quadro di emiplegia, diplegia, tetraplegia, per cui un range anche molto molto ampio. Allora, sicuramente intanto il mondo della cerebrolesione è un mondo che particolarmente nutrisce tutta la sfera paralimpica, perché abbiamo veramente tanti atleti con cerebrolesione che partecipano agli eventi sportivi, e ti dirò di più, sono quelli che ci fanno dormire meno, perché l'ambito perché l'ambito della classificazione di una cerebrolesione è veramente una cosa difficilissima, è un po' più complicato di un'amputazione, no? È un po' più esattamente perché qui lì rientrano tanti aspetti dovuti da quella che è l'ipoipertrofia rispetto a quello che è l'ambito tetosico, rispetto a quello che sono anche le piccole insufficienze di carattere intellettivo relazionale, quelle che sono le questioni di epilessie, quant'altro, eccetera, no? E quindi diventa difficile riuscire a creare delle categorie che possano essere in qualche modo omogenee, tant'è vero che... Qui li ritroviamo ovunque alla fine. Assolutamente sì, capito? Ce li ritroviamo ovunque, e poi spesso abbiamo, come si chiama, le maggiori rimostranze da parte delle famiglie stanno proprio sull'ambito delle classificazioni, perché sentono i propri figli spesso penalizzati rispetto ad altri, capito? Senza rendersi conto che, perché poi oggettivamente è così, capito? Perché io mi rendo conto che c'è, capito, ovviamente una sperequazione che è devastante rispetto a quella che è. Però l'oggettività del poter mantenere in un contesto di competitività di carattere internazionale con delle categorie che, tu tieni conto che il cerebrolesi è il settore della disabilità dove nelle Paralimpiadi ha il maggior numero di categorie, perché sono 8 categorie. Ok? Quindi partecipa, 8 categorie vuol dire che partecipano da atletica a lancio. Le classificazioni come categorie, non di discipline sportive. Okay, spiegaci anche questa cosa, perché vedi che noi qui partiamo dalle basi. Allora, per fare l'attività sportiva, che così diventa una cosa che spiego in maniera il più elementare possibile, per fare un'attività sportiva e quindi mettere in competizione due persone con disabilità, chiaramente devi creare un confronto che sia confrontabile, ok? E quindi, per farti l'esempio, se io sono un paraplegico e ho una lesione solo agli arti inferiori e corro con un tetraplegico in carrozzina che ha problemi ovviamente agli arti superiori, cioè è chiaro che io arrivo prima, quindi non posso essere messo a confronto con, ok? Quindi per poter arginare questa imparità che c'è di confronto, sono state create delle categorie funzionali che tengono conto della patologia e tengono conto del gesto atletico, della capacità di svolgere un gesto atletico. Mentre in alcune categorie è molto semplice farlo, come giustamente dicevi tu, se uno è amputato di gamba, se gli manca una gamba, gareggia con quello che gli manca una gamba, se gli manca, come si chiama, un braccio, gareggia con quello che gli manca un braccio, non c'è molto da dire, no? Già un paraplegico inizia di, come si chiama, ma gli addominali li utilizza tutti, non li utilizza tutti, la sensibilità ce l'ha in tutto il corpo, non ce l'ha, perché poi ci sono lesioni totali, lesioni parziali, cioè inizia già lì a complicarsi lo scenario, ancora di più a livello cervicale,
perché poi lì ma c'è il tricipite, non c'è il tricipite, c'è il tricipite a metà, c'è il bicipite che come se che invece funziona. Nel nostro caso è a livello centrale, quindi parte dal... Livello centrale, che non in tutti si manifesta in una maniera, come si chiama, analoga. E quindi tu hai, siccome fondamentalmente noi abbiamo, come dire, uno spartiacque importante nella cerebrolesione, che sono tra quelli deambulanti e non deambulanti, ok? Quindi quelli deambulanti sono quattro categorie, dove però di inserirli in quattro categorie, i borderline che ci sono tra una categoria e l'altra, ahimè, o sono molto avvantaggiati o sono molto svantaggiati, ok? Quindi questo chiaramente crea un aspetto frustrativo. E parliamo di persone con emiplegia e diplegia fondamentalmente, deambulanti ma... Sì, anche quadriplegia, perché poi ci sono, come si chiama, coloro che magari... Quindi deambulanti però con ausili? No, senza ausili. I deambulanti gareggiano, nella cerebrolesione gareggiano sempre senza ausili. Ok. Quindi da quelli che sono i più bassi, che sono quelli che hanno un po' le gambe a papera, che quindi corrono un po' con le gambe a papera, per dirti, rispetto a quelli che invece utilizzano discretamente tutti e quattro arti, capito? Però hanno una cerebrolesione abbastanza rilevante. Poi c'è un'altra categoria che sono gli emiplegici, che sta rispetto all'ultima categoria, che sono quelli che quasi non ti accorgi che hanno una cerebrolesione o che magari nel gesto atletico te la perdi proprio, perché l'ambito della funzionalità del gesto atletico ti fa perdere anche la stanchezza, spesso affievolisce l'ambito di quello che sono, come si chiama, le contrazioni, la spasticità. Okay. Sì. E quindi tu vedi uno che corre fluidamente e dice: ma quello non ha nulla. Poi vedi che si ferma e lo vedi che è un po', come si chiama, inizia claudicante, ma proprio perché hai il... E quindi sotto questi aspetti già qui è molto difficile riuscire ad avere, come dire, un taglio netto rispetto a una categoria o rispetto a un'altra. Un atleta che ti viene in mente in queste categorie, italiano o straniero? Italiano, pensa ad esempio, noi abbiamo Oksana Corso, che è la prima e la categoria più bassa dei deambulanti, dove lì, se tu ti vai a vedere le gare di Oksana, ci sono ad esempio due atlete, per non dire tre atlete, che sembra che quasi, come si chiama, quando corrono perdono la loro spasticità, capito? Però se tu li vedi da ferme, capito? Se tu le vedi da ferme, poi dici: sì, ma sono quasi uguali ad Oksana, capito? E quindi diventa veramente complicato. All'estero qualche campione internazionale, anche al di fuori delle categorie che conosciamo meglio e che fanno parte della FISPES, quindi al di là di atletica, calcio... Che altri atleti ti vengono in mente internazionali? Sicuramente l'Andrew dell'Australia, piuttosto che la Liu della Cina, la Li della Germania, che sono, come dire, gli atleti le più forti della categoria di Oksana. In quella disciplina lì. Esattamente, sì. Va bene, Sandrino, ti abbiamo chiesto un sacco di cose, solo in chiusura ci vuoi dire tu qualcosa sulla FISPES, su come vedi lo scenario paralimpico italiano nei prossimi anni, considerando appunto che avete questo portato grandissimo dagli ultimi successi di Tokyo, in cui avete portato a casa 69 medaglie, corretto? Esatto, brava. Sì. Per cui come vedi il futuro, sapendo che partite da questo successo? Guarda, il futuro sicuramente, Tokyo ci ha detto una cosa molto importante, che chiaramente l'asticella si è innalzata parecchio, quindi sotto il profilo agonistico dovremo sicuramente lavorare molto di più, ma quello che dovremo fare ancora di più, perché poi non c'è il livello agonistico che possa essere sostenuto se non c'è un'attività di base che è molto larga. Ok, quindi questo cosa vuol dire? Che ovviamente il nostro futuro è quello sì di sostenere meglio gli atleti top level per mantenere questo livello tecnico che si innalza sempre di più, ma soprattutto investire molto su quella che è l'ambito dell'attività della promozione. E l'avviamento allo sport dei più piccoli, no? Quello che io personalmente vedo, ma che credo che poi, insomma, anche voi abbiate non solo toccato con mano, perché abbiamo vissuto insieme, viviamo insieme questa bella esperienza della scuola, ma perché io ne sono convinto personalmente, nel nostro paese manca molto un'offerta sportiva per i bambini.
E quindi io credo che sotto questo aspetto qua dobbiamo allargare molto di più questa opportunità, sperando che anche le altre federazioni un po' ci coppino sotto questo profilo qua, perché poi secondo me coinvolgere i bambini non è solamente dire ai bambini fate attività sportiva, ma creare una cultura dentro le famiglie che dà l'opportunità di potersi veramente non solo concentrare sulle abilità dei propri figli, e questo vuol dire non solo del figlio disabile, ma vuol dire dei propri figli, che quindi è una cultura, come dire, generale, no? Che una famiglia deve acquisire, anzi questo ti aiuta veramente ad avere maggior consapevolezza di questo, perché se è importante per quello che è in difficoltà, è ancora più importante soprattutto per quello che non lo è, perché spesso chi non è come la persona con disabilità, come dire, tende a nomenclarsi sulla generalità, perché noi abbiamo una società che tende a standardizzare. Standardizzare, no? È vero. Capito il talento che tu puoi avere, e quindi questo invece a noi ci deve insegnare proprio il contrario, perché questo ci aiuta a stimolarci per essere, come si chiama, maggiormente attenti sotto questo aspetto qua. Ma credo, Sandrino, che quindi un lavoro va fatto sicuramente a livello centrale, ma anche tanto a livello di amministrazioni comunali, quindi tutto il tema di accessibilità degli impianti, avviamento allo sport, ausili anche necessari per praticare alcune discipline. Credo che questo sia un tema di incontro fra territorio e governo centrale, quindi tutto ciò che possono essere le attività anche del Comitato Italiano Paralimpico, ma che poi sul territorio devono dare la possibilità alle famiglie di trovare l'istruttore competente vicino. Questo anche qualche passo l'abbiamo anche già fatto, perché poi adesso abbiamo già da qualche anno un fondo nazionale per gli ausili sportivi, che viene gestito da una piattaforma di Sport e Salute. Adesso a gennaio uscirà un nuovo bando per l'assegnazione di nuovi ausili sportivi, che sono dedicati solo ed esclusivamente a coloro che fanno l'avviamento. Quindi non sono ausili dedicati ad atleti che già fanno attività sportiva, ma servono proprio per cercare di sostenere quel percorso di avviamento di questa disciplina, delle attività sportive nell'ambito del nostro paese. Quindi su questo è importante, questo è un percorso che viene sostenuto attraverso le federazioni, quindi praticamente sono le società sportive alle quali afferiscono i ragazzi, i bambini e quant'altro, che fanno richiesta al portale, dove viene poi supportata da parte della federazione alla quale l'associazione è affiliata, per poter chiudere quello che è il percorso di fornitura dell'ausilio. E ovviamente questo pian piano lo stiamo anche cercando di accostare su quelli che sono anche le prescrizioni mediche del nomenclatore tarifario, che pian piano speriamo di poter arrivare anche lì sul poter fornire all'interno del nomenclatore tarifario anche piccoli ausili sportivi. Ora non dico delle perché poi anche lì si aprirebbe poi un'altra voragine di spreco di risorse pubbliche, perché poi molta gente magari si prende gli ausili senza avere poi una guida. No, però ecco, da lì l'eccesso opposto, e poi ti parla una categoria di persone che fa forse sì basso o medio ricorso agli ausili, perché non abbiamo bisogno di protesi, ma spesso abbiamo bisogno di tutori, dove però l'innovazione nell'ambito dei tutori per le gambe non è così alta. Quindi secondo me c'è davvero un range fra chi è privato di quell'opportunità perché non è prescrivibile, e chi invece magari può abusare di questo. Questo è un aspetto che dobbiamo far emergere, perché ad esempio l'ambito dei tutori, da quando è stata debellata la poliomielite, capito? Cioè i tutori non vengono più, come se, attenzionati rispetto a... Siamo rimasti così, Sandrino, non è che è cambiato qualcosa, sono dei pezzi di plastica che sono un po' più colorati, ma che hanno la funzione contenitiva, per cui sono pochissimi gli esperimenti anche che si fanno in termini di innovazione sui tutori per correre, ad esempio, tutori per fare e praticare altri tipi di discipline. Però ecco, sono contenta di avviarmi verso la conclusione con questo messaggio, poi di lavorare, continuare a lavorare anche sull'innovazione, ascoltando i bisogni delle persone con disabilità, quindi partendo proprio da... E questi è creare dei percorsi di best practice. Io ad esempio parlavo l'altro giorno con i referenti INAIL, sui quali io sto battendo da anni sul cercare di lavorare su un percorso anche di promozione, perché noi abbiamo tanti ausili che INAIL ha
Rispetto a tutte quelle che sono le protesi, ad esempio, che hanno provato anche gli atleti top level, quindi dei pezzi di ricambio, quant'altro, eccetera, che potrebbero essere reinseriti in un percorso, come si chiama, di avviamento, che magari non sono delle cose top, che però possono servire a. E sotto questo aspetto qua, a qualcosina l'abbiamo fatta anche nell'ambito della cerebrolesione. Se tu pensi, ad esempio, noi abbiamo Francesca Cipelli. Pensavo proprio a Francesca, che sia sull'arto superiore che sull'arto inferiore. Esattamente, ad esempio nell'arto inferiore gli abbiamo creato una protesi che gli permette di poter gestire meglio l'ambito della flessione della caviglia, capito? Proprio nell'ambito del gesto tecnico. Poi anche il contenimento del braccio per evitare di averlo, che quindi gli crea... I movimenti. Esattamente, certo. Quindi anche lì diventano dei piccoli studi sul campo che ovviamente dobbiamo essere bravi a riportare anche nell'ambito della nostra quotidianità. E questo esatto, noi vi aiutiamo su questo, quindi noi ci mettiamo a disposizione su questo. Sandrino, diamo appuntamento anche ai prossimi, le prossime giornate della FISPES Scuola Itinerante Ragazzi, ricordiamo dai 6 ai 16 anni, è corretto? Esattamente. Fascia d'età e che gira tutta Italia. Quindi da gennaio contiamo di poter riprendere su questi allenamenti. Sì, assolutamente sì, e sicuramente cerchiamo di quelle. Io ho fatto una riunione anche con i miei referenti territoriali, ho chiesto loro di fare un'azione, tra virgolette, di reclutamento di altri bimbi per cercare soprattutto pian piano anche di iniziare a creare anche le scuole interregionali, in modo tale che così abbiamo anche l'opportunità di poterci vedere anche più spesso, sia da una parte per calmierare un po' anche ovviamente quelli che sono i costi, perché poi il gruppo ovviamente si ingrandisce sempre più e diventa sempre più difficile sotto il profilo economico sostenere, come dire, un aggravio che diventa sempre più grande, ma a prescindere dall'ambito meramente economico, che poi quello insomma in qualche modo si trova sempre una soluzione quando lo si vuol fare, capito? Quindi non è, per me quello non è mai un problema. No, però è anche una questione di distanze, anche di accessibilità. Sì, soprattutto per dare un'opportunità di maggiore frequenza, perché poi io vorrei che l'attività anche per i bimbi diventi sempre più una quotidianità e non una saltuarietà, capito? Per quanto poi vederci ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, ovviamente per noi è sempre bello e costruttivo, però chiaramente questo fa parte di un percorso di crescita, non un percorso di siamo arrivati, noi non siamo mai arrivati, altrimenti non saremmo oltremodo oltre. Esatto, va bene Sandrino, ti ringraziamo per il tuo tempo e per averci immerso in questo, la storia praticamente, ci hai raccontato la storia di tutto quello che è successo negli ultimi anni, quindi rimandiamo al sito della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, per ogni approfondimento e poi renderemo disponibile anche questo video a tutti i nostri associati, grazie ancora. Dai, grazie a voi, intanto piacere di essere stati insieme, di aver condiviso questo momento insieme, con gioia, con serenità e che è il preludio anche per farvi, come dire, anche per fare a tutti gli auguri per questo Santo Natale che abbiamo davanti. Esatto. La serenità regni nelle nostre famiglie, che questo sorriso che ci scambiamo insieme tra me e te sia, come dire, l'esempio di quello che oggettivamente nella vita non costa mai nulla, sorridere non costa mai nulla. E quindi, però è il dono più bello che ci possiamo fare, quindi davvero con questo sorriso, benissimo. Un sereno Natale a tutti e ci vediamo l'anno prossimo allora. Vero, tanti auguri, a presto, ciao Sandrino, grazie. Ciao. A presto, ciao.